potrei definire Colpo di Luna come un giro di giostra per ogni puntata, nel senso che ci sono tante cose diverse dagli ospiti ai trucchi speciali, a dei momenti più intimi, a ingressi a sorpresa. Ecco, sì, forse un Luna Park circolare ambientato in uno studio che si ispira un po' alla storia del varietà di Teatro 10, quello che era negli anni 60-70, insomma. Ma voi dite che sembra un'eternità, mi sembra passato un quarto d'ora. No, è che ho sempre fatto tante cose nel frattempo, quindi non mi sono mai fermata. Però è stata una pausa importante e voluta anche perché per ricaricarmi, per ritrovare le ispirazioni, le idee, trovare un modo bello per fare compagnia al pubblico a casa che guarderà. Com'è cambiata la televisione? Ma è cambiata l'umanità, forse è cambiato. Beh, oddio, 7 anni, insomma, sì, sono successe un po' di cose. Non lo so se la comicità cambia di continuo, in realtà è la stessa e cambiano i punti di vista. Perché sì, è vero, adesso c'è molta meno possibilità di dire la propria, poi c'è chi se ne frega. Eccola qua. E c'è giustamente, no, però ci sono situazioni nelle quali ti impediscono di dire alcune cose, insomma, a me non è, fortunatamente non è accaduto. Sì, forse è cambiata in quel senso, basta non seguire il senso che ti dicono di seguire. La vivo con una particolare ansia da prestazione, però credo che sia normale, insomma. Allora, Francesco, sarà veramente una sorpresa per bravura e umiltà. È stato fantastico, è stato molto autoironico. Certo, non è bellissimo, ecco, da vedere. Smoking, no, non, quella è la parte purtroppo, ho sbagliato sulla parte dell'impatto visivo, perché veramente, dai, è brutto Francesco H. anche per quello, insomma, c'è sempre stata la valletta buona, io ho il valletto buono, però veramente mi stupirà perché è stato bravissimo. E è entrato in punta di piedi, ma e si è ambientato bene, veramente. Ci saranno tanti ospiti fissi come la signora Coriandoli, Gigi D'Alessio e Carlo Conti che intervisterà Patti Pravo, tutte e tre le puntate, e poi salgono in giostra gettoni alla mano per Sabrina Ferilli, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Fabio De Luigi, Stefano Accorsi, Arisa, insomma, tanti amici. Poi la cosa bella veramente è che con molti, quasi tutti forse, ho anche un rapporto umano molto piacevole e spero che venga fuori. Sì, c'è un'ispirazione soprattutto visiva. Per quanto riguarda lo studio e quell'eleganza che c'era negli anni 70, quella essenzialità, non è uno studio pieno di cose, anzi non c'è praticamente niente, se non gli ospiti, ma quello era bellissimo secondo me di quel periodo, che c'erano due ospiti, tre ospiti, uno soltanto, e quello vedevi, c'era quello, non c'era troppa confusione. Ho cercato sì di riportare insomma quella sensazione umilmente, perché comunque non si possono ripetere quegli anni lì, banalmente perché non c'è Alberto Sordi, Totò, Mina che spero lo veda così da casa, in caso, e anche perché c'è un omaggio anche a lei, insomma. Sì, ecco, questo forse visivamente è un'ispirazione. Poi i varietà l'hanno inventato loro, da Falco in poi hanno inventato, cioè loro si sono inventati questa cosa meravigliosa. Mi sono banalmente ispirata, umilmente ispirata a loro, ecco. Ho cercato di fare il mio meglio. Beh, da piccola c'ho i ricordi di Fantastico e poi crescendo comunque di Sanremo, forse perché sì. Quelli sono i ricordi più vivi. Infatti, quando poi ho fatto Sanremo, faceva un po' strano.
Sì, la musica è centrale ovviamente, come in tutti i varietà, in tutti gli show televisivi. E ci giocheremo il più possibile con gli ospiti che verranno e anche con gli ospiti fissi. E, sì, amo tanto la musica, quindi in un modo o in un altro cerco di metterla in qualunque situazione comica e non.